Sindaco, un episodio gravissimo a poche ore dall'inaugurazione, ma soprattutto dopo un sopralluogo che era stato effettuato in termini molto civili insieme all'assessore, c'è stata una devastazione qui all'interno del nuovo mercato dell'ortofrutticolo. Io sono certo che il caso si risolverà in poche ore, perché le forze dell'ordine dovranno interrogare i presenti e dovranno esaminare anche le immagini, le fotografie, c'erano i giornalisti, quindi tutti i presenti potranno in qualche maniera essere chiamati in causa. E poi, voglio dire, dobbiamo capire se questa città vuole conservare un minimo di legalità. Noi abbiamo avuto problemi seri oggi all'ufficio casa, perché le regole non si rispettano, non si vogliono far rispettare in questa città. Noi stiamo colpendo il fenomeno dell'abusivismo commerciale in tutto il rione Commenda, in vista proprio dell'apertura di questo mercato. Noi comunque apriremo, costi quel che costi. Io apro questo mercato domenica, lo inauguro anche con tutta la devastazione che è stata portata in atto, perché non si può cedere il passo da un lato alla criminalità, dall'altro a questo clima di illegalità che francamente è inconcepibile con una società civile. Ovviamente in questo chiediamo immediatamente l'intervento e il supporto delle forze dell'ordine. Non è possibile lasciarci da soli. Noi non possiamo fronteggiare tutto con i nostri vigili urbani e con il personale della multiservizio. Abbiamo bisogno di polizia, di carabinieri, guardia di finanza. Questa non è la difesa del mercato di Mimmo Gonzales o dell'assessore De Maria o del comune di Brindisi, è la difesa della legalità in questa città. Non è possibile, questo è l'ennesimo colpo, punta della contessa, la devastazione dei parchi urbani cittadini, la devastazione di tutto quello che accade, di tutto quello che realizziamo. Non è possibile andare avanti così, ed è anche effetto purtroppo di una campagna di delegittimazione e anche, come dire, di offesa costante rispetto a qualsiasi iniziativa si promuove in questa città. Non se ne può più. Noi andiamo avanti comunque, lo ripeto, domenica inauguriamo e mostriamo a tutti che cosa è capace di offrire una parte di illegalità che esiste in questa città.